Bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima ricetta. Sto parlando dei pasticciotti super abbronzati. Una bontà, raga, indescrivibile. Allora, come vedete qui in questa coppettina ho inserito 500 g di farina 00. Adesso andiamo a inserire un pizzico di sale e incominciamo a girare. Poi andiamo a inserire 200 g di zucchero semolato, rigiriamo ancora e andiamo a inserire un uovo intero più un tuorlo. Fatto questo, ancora inseriamo 200 g di burro a temperatura ambiente. Ancora inseriamo 10 g di lievito vanigliato. Per finire andiamo a inserire 40 g di cacao amaro. Passiamo nel colino per eventuali grumi. Allora, una volta che abbiamo inserito tutti i nostri ingredienti, possiamo impastare. Allora, una volta che abbiamo impastato il tutto, per finire completamente, andiamo a inserire 50 g di latte parzialmente scremato. Allora, dopo che abbiamo finito di impastare il tutto, lo mettiamo in frigo e passiamo alla nostra farcia interna. Allora ragazzi, come dicevo, prepariamo la farcia interna. Allora, come già vedete in questo pentolino, ho inserito 4 tuorli che adesso andiamo ad amalgamare, inserendo anche 130 g di zucchero semolato. Fatto questo, andiamo a inserire una bustina di preparato per budino alla vaniglia e amalgamiamo sempre. Adesso andiamo a inserire 40 g di farina 00. Nella farina, dimenticavo, ho inserito anche una bustina di vanillina. Detto questo, adesso andiamo a inserire 500 g di latte parzialmente scremato che ho già riscaldato. Piano piano inseriamo e giriamo. Una volta che abbiamo inserito il nostro latte caldo e abbiamo amalgamato il tutto, ci spostiamo sul piano cottura per andare a cuocere il tutto. Adesso giriamo, giriamo sempre fino a che il tutto non si densi. Ebbene ragazzi, la nostra crema, come vedete, si è addensata. Guardate un po' che profumino che si sente alla vaniglia. Fatela, che è proprio ottima, la potete usare anche per qualsiasi evenienza. Allora ragazzi, tutti i nostri ingredienti sono pronti, l'impasto è pronto, la nostra crema è pronta. Adesso, come qui vedete, ci sono dei pirottini. Adesso li andiamo a spennellare con un po' di burro. Allora ragazzi, dopo che abbiamo spennellato per bene i nostri pirottini, come già vedete io ne ho fatto già uno. Che cosa dobbiamo fare per formare questo? Dobbiamo prendere un po' di impasto e andarlo a stendere. Non deve essere né troppo fino e né troppo doppio, una via di mezzo. Allora, una volta che abbiamo steso il nostro impasto, come vi ho detto, non deve essere né troppo fino né troppo doppio, prendiamo un pirottino e lo andiamo ad adagiare sul nostro impasto e formiamo la nostra forma. Allora ragazzi, una volta che abbiamo formato le nostre formine e tolto tutto l'eccesso, prendiamo la nostra formina e la inseriamo nel pirottino e andiamo a schiacciare per andare a alzare i bordi. Allora, come già vedete, io ho inserito il nostro impasto nei pirottini, qui ho inserito già la crema, qui per farvi vedere vado a mettere 2 bei cucchiaini di crema. Una volta fatto questo, prendiamo il secondo impasto e lo andiamo ad adagiare sopra. Spingiamo leggermente in dentro, togliamo l'eccesso, se c'è l'eccesso, e il gioco è fatto. Allora ragazzi, inforniamo adesso a 180 gradi, forno statico per 30 minuti. Allora ragazzi, abbiamo sfornato i nostri pasticciotti super abbronzati con crema alla vaniglia. Guardate un po' come sono venuti, guardate. Perfetti.
Adesso andiamo a vedere internamente come. Ed eccoli qua. Mi raccomando, ragazzi, sono proprio buoni, ottimi da fare e da mangiare. Detto questo, mi raccomando, spolliciamo alla grande, come dico sempre, e mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale. Alla prossima, ciao a tutti!